C'è nessuno? Che roba è? Uno scontrino sbiadito del 93. Erano due da 50, l'ho messo io, maledetti, dove siete? E meno male che doveva esserci la tregua estiva, li mortacci loro, pure agosto bisogna frugarsi. Prendiamola col sorriso, perché la musica è una cosa bella che ci fa stare bene, anche se sempre in bolletta. Ecco perché, per piangere miseria tutti insieme sotto l'ombrellone, ho preparato questo video enorme con la mia selezione, e meno male che è una selezione, delle novità e ristampe in vinile previste per luglio e agosto. Vai! Sta andando? Ultimi colpi, perché c'è un caldo, si muore. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente... Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Ricetta facile per gustarsi il video: guardarselo tutto senza skippare. Eh sì, prendo ferie. Andarsi ad ascoltare la playlist su Spotify dopo il video per capire cosa acquistare e cosa no. Eh sì, devo cliccare su un link, non ho tempo da perdere io. Me l'avete chiesta, la faccio perché me l'avete chiesta. Almeno usatela, anche perché qui non posso inserire spezzoni audio troppo lunghi, altrimenti YouTube mi blocca il video. È già un dramma tutte le volte per riuscire a montarlo e caricarlo senza che me lo blocchi, quindi insomma per cui si torna al punto in cui c'è la playlist su Spotify e il link è in descrizione. Prima di partire vorrei fare un minuto di raccoglimento per tutte quelle etichette e uffici stampa che non rispondono alle mail per ricevere pubblicità gratuita sul canale. Contenti voi, fate voi. E due minuti di raccoglimento per i fenomeni che promettono copie in vinile per avere copertura su questo canale e poi non mandano nulla e spariscono nel vuoto. Ma come lavorate? Calboni, salvaci tu anche per il green screen. Tra gli appassionati del vinile e del vintage in generale c'è chi si interroga sul possibile ritorno glorioso della musicassetta come ha fatto il vinile. Alcune piccole etichette coraggiose hanno già intrapreso questa strada con discreto successo per ristampe e nuove pubblicazioni. Adesso è il turno delle major. Non è un caso infatti che venga ristampato proprio su cassetta il primo Greatest Hits dei Queen. A proposito, ma lo sapete che mentre stavo cercando questa ho ritrovato questa? Ve li ricordate? Gli Heroes del Silenzio. Che spettacolo, mamma mia. Non è un caso infatti che venga ristampato proprio su cassetta il primo Greatest Hits dei Queen in occasione del cinquantennale della band e del quarantennale della pubblicazione originaria. Edizione limitata su cassetta e CD slipcase, ovvero quando la nostalgia fa risorgere un mercato dato per morto. Ben venga la resurrezione di vinile, cassetta, stereotto, tutto quello che volete, se i guadagni verranno rimessi in circolo a disposizione di nuove band. Ma dove l'ho messa? È in sleeve antistatiche. Oh, my muse! Sì, ne ho già parlato in occasione di uno dei miei tanti acquisti, ma lo rifaccio volentieri per la pubblicazione del ventennale del loro secondo album, Origin of Symmetry. Qui la band di Matthew Bellamy mi entusiasmava ancora a palla dopo il debutto più che promettente. Entusiasmo che purtroppo non posso manifestare per tutti i loro album. Comunque, Origin of Symmetry è probabilmente il loro lavoro più compatto e riuscito, tiratissimo e melodico al punto giusto. Il fatto che sia stato remixato potrebbe intimorire alcuni fan duri e puri che non vogliono modifiche a ciò che amano già così com'è. Tranquilli, perché il lavoro di remix è stato supervisionato dalla band non con l'intento di stravolgere i brani per farli sembrare nuovi, ma per farli suonare meglio nel loro concept originale. L'artwork è stato rivisto per l'occasione e c'è anche una traccia presente in origine solo come bonus dell'edizione giapponese e poi
in coda alla versione streaming. E a proposito di streaming, la versione digitale è già uscita il 18 giugno, quindi avrete modo di capire se preordinare, se acquistare o meno la versione in doppio vinile in uscita il 9 luglio. Magari potete fare le vostre prove, le vostre considerazioni con una bella cuffia ignorante come questa top di cui vi ho parlato qui. Prosegue la serie di ristampe dedicate a Elite FIBA, tornerà a 17 re per la seconda giornata del Record Store Day. Può darsi che qualcosa dell'Elite FIBA arrivi anche ad agosto, ma nel momento in cui registro non ho notizie ufficiali, comunque vi terrò aggiornati. Di certo a fine luglio tocca a Pirata, il live album pubblicato originariamente nel 1989 per suggellare il tour di Elite FIBA 3. In realtà, come tutti i fan sanno bene, non è un live vero e proprio, essendo stato pesantemente rielaborato in studio. Veramente tutta un'altra cosa rispetto all'imperfetto ma entusiasmante 12587 di soli 2 anni prima. E non è solo questo approccio così diverso rispetto a qui a far storcere la bocca ai fan della prima ora. La trasformazione della band fiorentina è lampante sotto ogni punto di vista: identità sonora, comunicazione, impatto scenico. È soprattutto l'ultimo disco in cui Gianni Maroccolo compare come membro effettivo dei Elite FIBA, e lo stesso può dirsi per Ringo De Palma, purtroppo volato via un anno più tardi, subito dopo la registrazione delle sue parti di batteria per Epica Etica Etnica Pathos dei CCCP. Ayazi rimarrà, ma come collaboratore esterno. Insomma, Pirata sancisce definitivamente il cambio di rotta, di formazione, e soprattutto è il disco in cui le vendite cominciano a macinare seriamente. Si inizia a voler vendere anche il mito Elite FIBA, vedi foto di copertina e la produzione di questa VHS. Ancora oggi, amato e odiato, Pirata resta un capitolo comunque significativo per vari motivi nella storia della band fiorentina, divenuta da qui in poi di esclusiva proprietà di Pelù e Renzù. Ci sono solo io, circondato dal deserto attorno a me. Il silenzio taglia tutta la città. Grande spirito mi chiama dal palò. Noi ce l'avevamo già. Tra luglio e agosto tante pubblicazioni dedicate al nostro amato Franco Battiato. Era inevitabile. Guardiamo il lato positivo e non solo quello speculativo. Queste ristampe stanno dando l'occasione a molti appassionati di recuperare per la prima volta dischi in vinile del maestro Battiato, perché alcuni erano fuori catalogo, altri di difficile reperibilità o avevano raggiunto quotazioni importanti. Avremo quindi Fetus, Campi Magnetici, Ferro Battuto, Sulle Corde di Aries, 10 Stratagemmi, Torneremo Ancora e Del Suo Veloce Volo, pubblicato in vinile per la prima volta
E poi questo è anche l'unico con doppio vinile nero. Tutti gli altri che vi ho citato vengono con vinili colorati. Fetus è già sold out. Se vi manca qualcosa, ne approfitterei il prima possibile. Trovate tutti questi e tutti gli altri presenti in questo video all'interno del negozio nella sezione dischi in uscita. Nella sezione dischi in uscita extra troverete invece tutti quei titoli che meritano attenzione, ma per motivi di tempo non sono finiti nel video. Nato il 23/3/1945 a Ionia, un paese che negli anni passati era famoso per il commercio del vino. La passione per la musica all'età di 7 anni mi spinse a studiare pianoforte, che ahimè durò solo un anno perché il calcio prese il sopravvento. All'età di 12 anni, dopo aver visto un film di Elvis Presley, cominciai a imparare la chitarra da autodidatta e formammo un complessino. Mi ricordo che la prima esibizione fu in occasione del carnevale ad Acireale in Sicilia e guadagnai anche 13.000 lire, mi pare. Poi ricordo anche che quando ero bambino la maestra in estate ci dava ripetizioni nel suo cortile. La maestra in estate ci dava ripetizioni nel suo cortile. Ristampe previste per luglio anche per un altro gigante della musica italiana come Lucio Dalla. Si tratta di Storie di casa mia e Anidride solforosa. Per Storie di casa mia, che è il terzo album del cantautore bolognese, si festeggia il 50ennale, essendo stato pubblicato nel 1971. Contiene il primo vero grande successo di Dalla, ossia 4 marzo 1943, canzone immortale della nostra musica e della nostra cultura. Edizione limitata in vinile giallo, in uscita il 16 luglio. E il 16 luglio c'è anche Anidride solforosa, il quinto album del grande Lucio, pubblicato in origine nel 1975. Anche questo edizione limitata, il vinile è di colore blu. Si vedeva a malapena, oggi la città si vede tutta in pena. Ieri il mare si scuoteva da fare pena. Sugli Stones, sui Rolling Stones degli ultimi anni e degli ultimi tour c'è grande divisione. C'è chi li ritiene le ultime rockstar viventi e chi li definisce bolliti senza mezzi termini. Io ho avuto la fortuna, sfortuna, di presenziare al loro concerto di Lucca di qualche anno fa. È stato bello vedere Mick Jagger ancheggiare sul maxischermo in compagnia di così tanti fan della linguaccia. È stato bellissimo poi quando il concerto è finito e siamo stati 10 minuti, forse ancora di più, fermi, strippati, perché tutti volevano tornare a casa dopo la giornata campale sotto il sole e le vie di fuga erano
intasate. Ma al di là di un'organizzazione pessima, facendogli un complimento, e di un DVD pagato salatissimo, rimane l'esperienza di aver assistito al concerto di una band leggendaria. Da non rifare mai più, naturalmente, perlomeno a quelle condizioni. Insomma, questo mio Amarcord per dirvi che esce finalmente su supporti audio remixati e rimasterizzati in live a Copacabana, proveniente dal tour del 2006 a supporto di A Bigger Bang dell'anno prima, uno dei concerti gratuiti più grandi di sempre, visto che sulla spiaggia brasiliana c'era oltre 1 milione di persone. Pensate a chi era in ultima fila. Naturalmente il live arriverà in molteplici versioni, tra cui segnalo quella in triplo vinile. Quando in uno dei videoclip pubblicati per il lancio del disco mi tiri fuori tutto l'immaginario vintage con giradischi a valigetta, 45 giri e così via, le mie antenne sono sicuramente più ricettive del solito. Il resto lo fa un mood altalenante alla Smiths o comunque affine a tutto quell'alternative rock britannico un po' piovoso e malinconico che fa sempre presa sul cuore di uno sbarbo, anche cresciutello, e non più sbarbo come il sottoscritto. Maximum Sorrow è il quarto album dei Desperate Journalist in uscita ai primi di luglio. Gli altri brani in anteprima ci fanno percepire la varietà dei contenuti e la loro bravura nel gestirli. Io sono già in modalità farfalle nello stomaco da primo appuntamento. Slave to Love è forse il più grande successo solista dell'ex Roxy Music Brian Ferry. I was very happy. Complice anche l'inclusione nella colonna sonora di 9 settimane e mezzo. Erotismo a palla per un brano e un disco che trasuda 80s da ogni solco. E poi ci sono anche ospiti clamorosi. Alle chitarre infatti ci sono Mark Knopfler, David Gilmour e Nile Rogers. Complessivamente l'album non è ai livelli del singolone sbrodolone Slave to Love e la successiva Don't Stop the Dance, ma solo perché bisogna fare gli schizzinosi. Basterebbero quei due brani per l'acquisto. Io ho citato Boys and Girls perché è l'album più noto di Ferry ed è quello che si prestava meglio ad introdurlo, ma occhio che a fine luglio arrivano anche gli altri titoli della prima parte della sua discografia solista, tutti rimasterizzati dai nastri analogici originali presso gli Abbey Road Studios, vinile nero 180 grammi, artwork restaurato dalla prima stampa e supervisionato da Ferry in persona. Edizione limitata per tutte e 6 le pubblicazioni che si preannunciano curatissime sotto ogni aspetto. George Harrison ed Eric Clapton sono stati molto amici e molto legati anche dall'amore per Patti Boyd, la prima moglie del Beatle tranquillo, poi scippatagli dal buon Eric Clapton. Pensando a lei, Slow Hand ha composto Laila, uno dei suoi brani più noti, bellissimo. Pensando a lei, Harrison aveva composto Something, uno dei brani più belli del suo periodo nei Fab Four. E i due sono curiosamente uniti anche in questo video, perché ad agosto
escono le ristampe, ovviamente tirate a lucido, dei loro debutti solisti, All Things Must Pass ed Eric Clapton, entrambi pubblicati originariamente nel 1970 a distanza di pochi mesi. Sì, prof, che stai già scrivendo il commento, Harrison aveva già pubblicato due dischi da solo, ma erano prettamente strumentali, sperimentali. Questo è il primo vero album di canzoni e il primo dopo la separazione dei Beatles. Su Harrison ho già speso parole di amore in questo video, uno dei primissimi del canale, che a riguardarlo oggi mi suscita un bel mix di imbarazzo e tenerezza. Su Clapton ho detto cose un po' qua e là, ma senza mai segnalare una sua pubblicazione solista. Avrete capito che il cuore mi porta verso Harrison. Sono sicuro che il lavoro di remix supervisionato dal figlio Dani sia ottimo. Ne avevamo avuto un assaggio per il Record Store Day dell'anno scorso e sono molto tentato di recuperare la versione semi deluxe con 8 vinili. Con la versione deluxe ci sono compresi pure i nani della copertina. No, ma veramente ci sono i nani? Io pensavo di aver detto una cosa simpaticissima. Quindi il cuore mi porta verso la semi deluxe di Harrison, ma sulla versione standard di Eric Clapton ci faccio più di un pensierino. Ebbene sì, io reputo Billie Eilish una fuoriclasse, lo dimostra il fatto che il suo debutto fosse nella mia top 10 straniera del 2019. Sarò anche onesto, la mia simpatia per la Eilish derivava in prima battuta dalla paurosa somiglianza con Scarlett Johansson, alla quale mostrerei volentieri la mia collezione di dischi, ma poi ormone a parte è sempre la musica a venire in primo piano e l'alternative pop di Billie Eilish è dannatamente ben fatto. Senza dubbio la mia opinione è solo quella di un appassionato come tanti, allora sappiate che due iconi mondiali della musica come Dave Grohl e Thom Yorke si siano già esposti a favore del giovane fenomeno americano e credo che loro un po' di voce in capitolo ce l'abbiano. Happier Than Ever, come il debutto, è prodotto dalla stessa Eilish, neanche ventenne, insieme al fratello Phineas di pochi anni. Più grandi per moltissimi in tutto il mondo sarà il disco dell'anno. Per i più curiosi che viaggiano su questo canale sarà una bella scoperta. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Figli d'arte, due punti, poveri loro. Andiamo con ordine: Bob Dylan, Bono e Rob Foster. Chi? Rob Foster, ci arriviamo. Quanto è difficile essere figlio d'arte? Tanto, soprattutto se tuo padre è una leggenda vivente come Bob Dylan. Jacob Dylan ha talento, ma difficilmente potrà fare il salto nell'Olimpo dei più grandi, perché ad oggi il paragone col babbo è sempre impietoso. Crudele dirlo, ma è così. Che ne sarà quindi di Exit Wounds, il nuovo disco dei suoi Wallflowers? Qui in Italia ha sempre raccolto poco, credo che continuerà a farlo, nonostante il suo lo sappia fare più che dignitosamente. Fermi tutti, abbiamo trovato gli eredi degli U2, senti la voce. Stai calmo, Ciccio, non avere fretta, rilassati, semmai sono i cloni annacquati. In effetti, fine luglio debutto degli irlandesi Inhaler, ossia il debutto di Elijah Hewson, figliolo di Bono degli U2. Ecco perché faccia e voce si somigliano paurosamente. Una bocciatura al debutto non si dà mai, perché comunque non se la meritano, qualcosa di buono c'è. Anche se nel 2013 i 1975 su questo stile teen spleen pop rock avevano fatto di meglio e anche quello era il loro debutto. Staremo a vedere. E sempre a proposito di figli d'arte, si vola un po' più bassi con Robert Foster. Chi?
Robert Foster dei Go-Betweens. Suo figlio Louis è nel trio The Goonsucks, che ha già attirato l'attenzione su di sé per l'ottimo debutto Up to Anything del 2016, che vi consiglio caldamente di recuperare. Mirror 2 è in uscita il 9 luglio, indie pop in grande spolvero, dei tre figli d'arte, quindi Louis Foster è quello più sfigato, forse anche per questo motivo che il disco della sua band pare quello più interessante. Non si ferma un attimo la talentuosa Lana Del Rey, che con Blue Bannisters pubblica il secondo album di questo 2021. Per i fan è manna dal cielo, per i non fan che ancora non la conoscono è un piacevole dilemma, perché non si sa da dove partire. La qualità media della sua produzione è paurosamente alta, quantomeno per chi gradisce un certo modo di fare pop adulto. Sto sudando. Clairo sarà la Lana Del Rey del futuro? Ha tutte le carte in regola, visto che il talento non manca e l'anagrafe ci dice 1998 come anno di nascita, quindi hai voglia a sfornare chicche lo-fi pop. Il debutto Immunity del 2019 l'ha fatta salire alla ribalta, rendendola subito una star in patria, e si sa che l'America è certamente più incline a incensare, ad accogliere questo tipo di proposta, mentre da noi una come Clairo potrebbe al massimo apparire a X Factor con l'immancabile ukulele e per questo scartata a prescindere dai soliti intenditori, nonostante ovviamente l'innegabile classe. I suoi coetanei potranno immedesimarsi certamente di più e quindi la consiglio ai più giovani che seguono il canale. So che ci siete, perché potrebbe essere una bella scoperta. It's funny now, I'm just useless in a whore. But I get a cosign from your favorite woman show. Why do I tell you how I feel when you're too busy looking down? No, scusate, ma se fai un video col mitico Giorgio Mastrota, vinci per forza. La polenta taragna tutti la vogliono mangiare, gustare, assaporare, tutti la vogliono cantare. Polenta taragna! Non è la prima volta che in Nano War of Steel omaggiano questo prode condottiero dell'arricchimento globale post-industriale, la televendita. Mamma mia, come sei materiale. Ti porta il materasso. I Nano War of Steel sono un po' gli Eli del metallo, senza con questi volerli sminuire, anzi hanno saputo ritagliarsi un posto di assoluto rilievo nella scena nazionale e non solo nazionale. Italian Folk Metal esce, anzi è già uscito, il 2 luglio, lo trovate nel negozio su Amazon, con in omaggio un set di pentole in acciaio inox 1810 con cambi Shimano alle prime 10 telefonate. È una pozione tonica dal colore paglierino, cedrata tassoni, l'elisir di Odino. Dopo Lana Del Rey non si ferma un attimo neanche Sufjan Stevens, che dopo The Ascension dello scorso anno torna con Convocation, questo è più semplice da dire. 2 ore e mezza di musica ambient creata e pubblicata in omaggio al padre biologico scomparso lo scorso settembre. E certamente, come tutti i lavori di questo tipo incentrati sull'esperienza del lutto, potrebbe essere rivelatore e pacificatore oppure una mattonata nei testicoli. Dipende sempre dal contenuto, ma anche da chi ascolta quel contenuto. Sempre su questo mood e su questo tema, ossia quello della perdita dolorosa di un proprio caro, si muove anche il secondo album di Giancarlo Erra, un talento tutto italiano, da diversi anni però
trapiantato in Regno Unito. Aggiungo un riferimento in più: Avanti di Alessandro Cortini, un discone pazzesco. Giancarlo Erra è più romantico di Cortini, ma incisivo come lui, vale assolutamente la nostra attenzione. Ok, qui siamo aperti a tutto, musica a 360 gradi, c'è spazio anche per il nuovo disco di Lord, focalizzandomi sulla parte che ho apprezzato di più. A fine agosto, caro Calboni, arriva la ristampa per il 25ennale di Coming Up, il terzo album degli Suede, nonché quello con il maggior successo per la band di Brett Anderson, visto che i singoli estratti furono addirittura 5. E poi va considerato che in quegli anni in cui uscì, tutto ciò che veniva etichettato come Britpop vendeva a prescindere. Gran disco, senza dubbio, scrittura glam pop sopraffina, anche se io preferisco i primi due album degli Suede, dove la presenza o comunque l'influsso di Bernard Butler è tangibile. E giusto per infierire un altro po' sui poveri Suede, a questo disco nel 1996 preferivo di gran lunga Expecting to Fly dei mitici Blue Tones. Anche questo torna in vinile per il 25ennale e lo segnalo volentieri perché i Blue Tones erano una delle tante next big thing anglosassoni e oggi se le ricordano in tre, anche se ci hanno regalato dei momenti di puro pop estatico. Questo me lo accatto, spero che ristampino anche il secondo, è il mio preferito che ho in CD, però non sono riuscito a trovare. All you needed was a friend. You just had to ask and then. Alla collana Prog Rock Italia e a una infarinatura di prog tricolore ho dedicato questo lungo speciale che vi invito a recuperare non solo per la mole del contenuto, ma anche per tutti gli ospiti illustri che hanno partecipato questo mese. Tocca ai Baricentro, quartetto originario di Bari, come si può dedurre dalla felice sigla adottata dal gruppo. Gruppo che arriva a pubblicare il proprio esordio Sconcerto nel 1976, quando ormai i fasti del movimento si sono già esauriti. Sono protagonisti di un ottimo prog jazz e sono da aggiungere alla nostra collezione se amiamo Napoli Centrale, ma direi soprattutto Perigeo e, guardando all'estero, Weather Report. A tutti gli amanti dell'elettrocontaminazione che fa figo sui social e ai fan di Nicolas Jaar segnalo l'uscita di Spiral, il secondo album del suo progetto Dark Side, condiviso con Dave Harrington. Ritmi dilatati, ingressi al posto giusto, qualche dissonanza. Potrebbe essere il classico disco perfetto, ma terribilmente noioso e quindi di per sé in cima alle top 2021 di tutte le riviste di settore, oppure potrebbe essere veramente intrigante. Lo scopriremo a partire dal 23 luglio. Ma per essere veramente i più fighi dell'aperitivo suggerisco di spacciarsi per grandi amanti del nuovo disco del grandissimo Ryuichi Sakamoto in compagnia di David Tupp. Musica concreta per menti evolute. Forse troppo. Io quest'estate voglio ascoltare solo questa in loop. E faccio ripartire, ripartire. State recuperando i vinili dei White Stripes che sono usciti a giugno? Avete visto che a luglio esce il singolo con il remix di Seven Nation Army? Po, 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 po. Vi piacciono i White Stripes e i Black Keys? Se il garage rock e il blues rock sono pane per i vostri denti di musicofili incalliti, allora date un ascolto agli Ida May in uscita a luglio con Learn to Love You Better. A memoria non mi sovvengono molti featuring di Robert Smith dei Cure in brani altrui, però non ho controllato.
su Wikipedia, scrivetemeli eventualmente qui sotto nei commenti. Se lo troviamo, se troviamo Robert Smith nel singolo che anticipa il nuovo album dei Churches, un motivo ci sarà. Personalmente ho amato fortissimo i Churches per 15 minuti quando ho vinto un campionato a FIFA 14 e loro erano i miei preferiti tra le canzoni in sottofondo. Non è quindi sacrilego affermare che quel videogame abbia contribuito a dare la spinta decisiva al trio scozzese che già stava riscuotendo un po' di popolarità, ma ovviamente il videogame ha contribuito ad allargarli alla massa. Il loro synth pop è sempre estremamente contagioso e potreste ritrovarvi a canticchiarlo anche se a colazione sgranocchiate chiodi e croci rovesciate e il vostro ideale di umanesimo è rappresentato da una qualsiasi copertina degli Slayer. A tutti gli amanti del grunge e del rock in generale ricordo l'acquisto obbligatorio del primo singolo dei Madonnay, non solo per la copertina epocale, un cesso, ma anche per il contenuto, perché Touch Me, I'm Sick è un singolo killer e poi anche per quello che rappresenta nella nascita di un genere che ha avuto un peso specifico importante nella storia del rock nonostante i molti detrattori. Detto questo, a fine luglio arriva la ristampa per il trentennale di Every Good Boy Deserves Fudge, il secondo disco della band di Mark Arm e Steve Turner, il preferito a mani basse di Turner. Sarebbe dovuto uscire con la reprise all'epoca, ma la band decise di continuare il sodalizio con la mitica Sub Pop, etichetta grunge per eccellenza, per aiutarla a rimanere a galla. Il debutto major comunque arriverà con il disco successivo, Piece of Cake, di un anno dopo. Quanto a questa ripubblicazione, cosa vi devo dire? Ci sono due vinili colorati nella prima tiratura, uno con il disco originale rimasterizzato e uno con bonus track di cui molte inedite. E poi note redatte apposta per l'occasione, foto d'archivio, un poster a colore e una fetta di culo coi pinoli. Imperdibile! Nobody's here to stay. A fine luglio torna in vinile tutta la discografia degli Enigma, band creata dal produttore tedesco Michael Cretu, che via via ha collaborato con svariati artisti per collezionare un successo dopo l'altro. Sui primi anni 90, infatti, quando inizia la carriera degli Enigma, è tutto un florilegio di New Age e canti gregoriani, contaminazioni, e i loro pezzi sono ovunque, eppure nelle pubblicità. Poi la moda via via è sfumata, seguendo la sorte infausta del trip hop, anche se la band, se insomma Michael Cretu, ha continuato a pubblicare materiale più che dignitoso e sicuramente con questa serie di ristampe qualcosa lo recupererò, anche perché mi intriga. A bestia, ho sempre bisogno di adattare la musica al mio stato d'animo. Perfetti i Madonnay quando servono, perfetti gli Enigma quando servono gli Enigma. Sapete che mi piace seguire anche cinema e letteratura. Ho imparato ad apprezzare Jackson Browne grazie a Nick Corby, il mitico Nick Corby, e alle sue 31 canzoni. Tra l'altro un'idea regalo perfetta se volete fare bella figura con un amico o con una tipa o un tipo, insomma, a seconda dei gusti su cui volete fare presa e che magari condivide con voi la passione per la musica. Veramente una lettura piacevole da sotto l'ombrellone, adatta sempre, insomma, per chi ama la musica è sempre adatta. Qui dentro l'autore di Alta Fedeltà ci racconta la sua esperienza con Late for the Sky, uno dei brani più apprezzati del cantautore americano Jackson Browne, che dà anche il titolo a uno dei suoi album più noti e longevi. In patria Jackson Browne è un'icona intoccabile, da noi è conosciuto certamente, ma spesso i suoi lavori passano inosservati, soprattutto gli ultimi. Ecco, questo per dire che non farò una monografia sul nuovo Downhill from Everywhere, ma una menzione la merita.
assolutamente, così come la meriterebbero tanti altri dischi che per motivi di tempo, e lo ripeto sempre, ma qualcuno non capisce, per motivo di tempo non possono essere inseriti. E quei dischi li trovate nella sezione dischi in uscita extra del mio negozio, andate a dargli un'occhiata. Il link per raggiungere il negozio è qui sotto, in descrizione. Mi sono innamorato artisticamente di Lingua Ignota col precedente Caligula del 2019. In questo caso a colpirmi era l'alternanza tra quiete e furiosa tempesta, una caratteristica che sembra non appartiene al brano in anteprima del nuovo Sinner Get Ready. E i pochi accordi di piano però riescono comunque a trasmettere la stessa inquietudine di urla laceranti. Senza dubbio questo è un disco che mi incuriosisce molto e su cui punto molto. Staremo a vedere come saranno il resto dei brani, anzi staremo a sentire cosa avrà tirato fuori Christine Hayter, ossia Lingua Ignota, dalle proprie attorcigliatissime budella emotive. Sapete a chi piace da matti Lingua Ignota? Ad Alexis Marshall, il leader dei Daughters, e la cosa mi quadra perfettamente. You Won't Get What You Want dei Daughters è stato uno dei miei dischi del 2018. Potente, brutale, claustrofobico, un po' come Caligula di Lingua Ignota, entrambi usciti grazie alla mitica etichetta Sargent House, che ci porta sempre roba stimolante. Segnalo quindi con molto piacere la pubblicazione di House of Lull, House of When, il debutto solista di Alexis Marshall. Il mood è quello della band di appartenenza, dei Daughters. Lo stile vira verso un industrial rock che sa di piombo e merda. Pazzesco! L'ho preordinato tempo zero, proprio dopo pochissimi secondi di questo brano. Tra Smiths e Stone Roses, tra shoegaze e psychrock. Ah no, aspetta, i The Seven fanno post-metal. Quindi non ho chiaro se l'album sarà uno stravolgimento rispetto al passato o il brano in anteprima è l'unico con questo stile heavy psych. Devo dire che per quanto mi riguarda li preferisco di gran lunga con questa veste, dimostrando ancora una volta che chi padroneggia il metal riesce ad essere estremamente poliedrico, e gli Alver insegnano. Io l'uscita dei The Seven me la sono segnata, approfondirò. E ho citato gli Alver non a caso perché il 20 agosto arriva in doppio vinile trasparente il loro Hexahedron, frutto dell'esibizione dal vivo registrata in Norvegia ad aprile 2018. E anche questo lo segniamo. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate. Per chi ama l'ambient music e la meditation music contemporanea, Rifugi di Devendra Banhart e Noah Jorgensen può essere il disco su cui puntare per uscire dal centro dell'estate verso l'autunno. Il disco arriva infatti a metà agosto e si presta bene alle prime piogge settembrine, sperando che ci saranno. I due collaborano da molti anni, molti di noi conoscono Devendra Banhart soprattutto per quello che è riuscito a fare sulle traiettorie del New Folk. Qui il campionato è totalmente diverso, ma lui rimane un giocatore da marcare stretto. Ok, ma un po' di elettronica seria, bella spessa.
mi piace. Voto 10. Voto 10 per la francese Hante, o Hante, non so quale sia la pronuncia, e il suo nuovo, il quinto album, Morning Tsunami. Bye. Jazz cosmico, funky, ambient e tanto altro in Scroll, in uscita a fine agosto per i Badge Epoch. 90 minuti di musica, doppio vinile e tante visioni iperspaziali. Il brano in anteprima, Galactic Whip, della durata comoda di 11 minuti e 46 secondi, è l'esempio perfetto di quello che ci aspetta. Viaggiatori cosmici, unitevi e sparatevi questo trip. Se invece preferite un jazz più tradizionale, potete rivolgervi al triplo live di Charles Mingus alla Carnegie Hall, con l'esibizione integrale del grande bassista rimasterizzata per l'occasione. Per tutti gli amanti della chitarra blues, con qualche incursione nel jazz, c'è Pure di Robin Ford, nome magari poco conosciuto alla massa, ma considerato a pieno titolo tra i migliori chitarristi del XX secolo, e non è un caso che Miles Davis lo volle con sé per il tour di Tutu. Vi lascio un assaggio del tocco di Ford, che non proviene dal suo nuovo album, visto che ad oggi su YouTube non c'è nulla tratto dal disco. Rimaniamo in tema chitarristi, con due attributi grandi così, ma cambiamo totalmente approccio, un approccio che guarda più verso il rock arena, con Brian May e la ristampa del suo debutto solista, Back to the Light, pubblicato in origine nel 1992, quindi a un anno dalla morte del compagno di band Freddie Mercury. Riascoltato oggi, alle mie orecchie, Back to the Light è invecchiato meno bene di Innuendo, l'ultimo album col grande Freddie ancora in vita, che era uscito comunque solo un anno prima. Due pezzi da 90 della scena inglese che si incontrano per Utopian Ashes. Si tratta di Bobby Gillespie, mitico frontman dei Primal Scream, e Jenny Beth, leader delle Savages. La Beth ha già pubblicato un interessante lavoro solista lo scorso anno, e era presente forse anche nella mia top, non mi ricordo, ma ve ne ho parlato. Per Bobby Gillespie è la prima volta senza i suoi Primal Scream. Il risultato non è la semplice somma delle parti provenienti dalle rispettive esperienze nelle due band, ma una interessante interpretazione del rapporto di coppia su una struttura musicale che non inventa nulla, ma trova nella solidità il suo punto di forza, da ascoltare e riascoltare e riascoltare e riascoltare e riascoltare. A proposito di Primal Scream, il nuovo disco dei Museum of Love, Life of Mammals, ha qualcosa che richiama le vibrazioni danzerecce della band scozzese, naturalmente inserite in un contesto rock oriented. Tutto si spiega guardando chi sono i Museum of Love. Sono un duo americano composto da Danny McNaney e Pat Mahoney, che poi è il batterista degli LCD Sound System, uno dei nomi di punta del dance rock contemporaneo, da ascoltare in macchina nelle ore notturne, finestrino abbassato per farlo volare altissimo, tanto il coprifuoco è finito, no? Quindi a
amanti del Bon Iver, dei primi dischi più orientati al pathos che ai suonini trick e tracche, ecco un disco che fa al caso vostro. I Big Red Machine sono appunto Justin Vernon, meglio noto come Bon Iver, e Aaron Dessner dei The National. I due hanno iniziato a collaborare nel 2008, ma il debutto è arrivato 10 anni dopo, nel 2018. E How Long Do You Think It's Gonna Last, in uscita a fine agosto, è il loro secondo album insieme, che promette molto bene. You and your clever mouth, you were laughing when the lights went out. I recall it all forever, how we found us where we lay, with our arms around each other in the land of days. Ottimo pop orchestrale cinematografico in arrivo a fine agosto con Fever Dreams dei Villagers, ossia Conor O'Brien, autore che ho scoperto proprio grazie alla recente shazammata sul film Il Padre d'Italia, con la sempre splendida Isabella Ragonese e il sempre sul pezzo Luca Marinelli. Il film vale una visione e il disco dei Villagers sicuramente più di un ascolto. Per Sognatori Pop. Si vola veramente altissimi con la ristampa del debutto omonimo di Christine Perfect, pubblicato in origine nel 1970. Tra blues, soul e folk, la classe e la grazia di Christine Perfect, futura Christine McVie e Fleetwood Mac, ci ammaliano ancora oggi dopo tutti questi anni. Basta qualche secondo di I'd Rather Go Blind, già portato al successo da Etta James, è anche uno dei pezzi forti di questo album. La voce di Christine è sublime, così come il mood di tutto il brano e di tutto l'album. Dritto per dritto nel mio carrello di Amazon. I would rather go blind, boy. Ritorna il baffone più amato del folk rock, David Crosby, con For Free. La sua carriera leggendaria merita assolutamente una menzione e anche più di un ascolto se lo avete seguito nelle sue numerose pubblicazioni soliste, sempre dignitosissime, senza mai dimenticarci il suo capolavoro ormai di qualche anno fa. A fine luglio c'è anche il ritorno dei mitici Descendants, fieri rappresentanti del punk rock americano dal 1977, che con Ninth and Walnut pubblicano il loro 8° album in studio, solo l'8°. Non c'è più Frank Navetta, scomparso nel 2008, ma i membri attuali hanno ripescato dei brani scritti tra il 77 e l'81 che erano stati incisi in una prima sessione del 2002 con la lineup originaria. È una bella notizia per tutti i fan della band di Milo. Se vi gusta il punk old school, segnatevi anche i Chubby and the Gang, che a fine agosto pubblicano The Mutts Nuts, il secondo disco nel giro di un anno dopo il debutto del 2020. L'attitudine c'è, il groove c'è, le brutte facce pure, c'è anche una ragazza, mancano solo birra e noccioline. Dai! Sì, mi piacerebbe prima o poi dedicare un approfondimento al folletto di Minneapolis, uno dei soprannomi più brutti della musica dopo il menestrello di Duluth per Bob Dylan, e questa volta si sta parlando di Prince. Prince che meriterebbe una strada a suo nome in ogni città del mondo solo per l'assolo di Purple Rain. Welcome to America, dove naturalmente il tu è indicato dal numero 2, è il primo album di canzoni inedite pubblicate dopo la morte avvenuta, come tutti ricorderete, nel 2016, e si tratta in pratica di un album ultimato
nel 2010 è mantenuto in un cassetto fino ad oggi. Staremo a sentire se prevarrà la nostalgia per un artista che abbiamo perso troppo presto oppure ci sarà vera carne al fuoco. Solitamente io sono piuttosto dubbioso sulle pubblicazioni postume, ma naturalmente ci sono le eccezioni, magari sarà questa, chi lo sa, staremo a sentire. We will not raise your taxes. Read our lips. Un po' di metallo con un live, una novità e una fraccata di ristampe. Il live è quello dei Sepultura, Sepulquarta, concepito ed eseguito durante il lockdown con la partecipazione di membri di Faith No More, Megadeth, Testament, Anthrax, System of a Down e tanti altri che hanno suonato i pezzi con i Sepultura, naturalmente a distanza, in sostanza un live in cameretta. La novità è rivolta invece a tutti gli amanti del metallo più tecnico, col ritorno di Yngwie Malmsteen e il suo Parabellum, che continua a non rientrare nelle mie preferenze, ma si tratta di gusti, sempre tanto di cappello alla sua maestria con lo strumento e alla sua carriera, magari suonare come lui, magari. Ristampa in vinile di tutta la discografia dei Savatage, remasterizzata, artwork restaurati, tutto per Berino, insomma, come piace a noi. Si parte ad agosto con Sirens e The Dungeons Are Calling, rispettivamente primo LP e primo EP della band americana. E poi c'è anche il Picture 10 pollici di Hourglass in sole 2000 copie. Guardate un po' che figata. E poi torna finalmente in vinile, in occasione del ventennale, Blackwater Park degli svedesi Opeth, uno dei capisaldi del prog metal per una delle band più amate del genere negli ultimi anni. Doppio vinile 180 grammi in varie colorazioni a seconda di dove lo acquisterete. Se volete supportare il canale, acquistatelo nel mio negozio. E nuove note redatte apposta per l'occasione. Se non lo avete, è il momento di recuperare e date un occhio anche agli altri titoli che ho inserito nel negozio alla sezione dischi in uscita extra, perché anche lì c'è qualcosa di metal di interessante. E per i fan del rap invece ho una pubblicazione imperdibile da segnalare. La ristampa di un classico del genere, il debutto omonimo degli House of Pain, datato 1992, e vi sfido a non ballare su questo groove. Jump around, jump up, jump up and get down. Jump, jump, jump. E a proposito di classici del genere, stavolta italiani, il 23 luglio è prevista la ristampa in edizione colorata, limitata e numerata per il 25ennale di Sotto Effetto Stono, il secondo album dei Sottotono. Tornano in vinile anche i primi due album dei Blonde Redhead, il primo omonimo del 1994 e il secondo La mia vita violenta dell'anno successivo. In quel periodo una band con due italiani e due giapponesi che faceva musica apprezzata da Steve Shelley dei Sonic Youth sembrava fantascienza. Shelley gli produrrà addirittura il debutto e quindi la simpatia per le loro prodezze da parte di noi giovincelli non poteva che scattare incondizionata. Oggi non sono questi gli album dei Blonde Redhead che mi riascolto più volentieri, ma una menzione la meritano assolutamente, anche solo per quello che hanno rappresentato in quegli anni.
agosto tornano due album dei Marillion, Script for Jester Tears del 1983 e Fugazi. Quest'ultimo uno dei grandi classici della band inglese e più in generale del neo progressive, pubblicato in origine nel 1984. Script arriva in vinile singolo, mentre Fugazi arriva in versione deluxe, rimasterizzata con ogni ben di Dio, sia per chi vuole il vinile, sia per chi continua ad apprezzare il buon vecchio CD. Se dopo un'ora di video sei sempre qui, sappi che ti voglio tanto bene. Per farmelo sapere, commenta qui sotto con hashtag anche io, tutto attaccato. Arrivo, l'avevo rimesso a posto, eccomi, ascella pezzata. Qualche giorno fa ho ricordato su Instagram, a proposito, seguitemi anche lì, questo capolavoro blu firmato da Joni Mitchell. In occasione del cinquantennale arriva il cofanetto di Reprise Albums, che contiene i primi quattro album pubblicati dall'artista canadese, che poi sono quelli usciti per l'etichetta Reprise, rimasterizzati con un nuovo mix supervisionato dalla stessa Joni Mitchell per il debutto del 68. 10.000 le copie disponibili, tutto bellissimo tranne il prezzo, che mi pare un filo alto, ma si tratta sempre di priorità. Per quanto mi riguarda, aspetto il Prime Day del prossimo anno, i fan potranno acquistarlo anche adesso. Paolo Fresu è da tempo uno dei nomi di spicco della scena jazz italiana e non solo italiana. A fine luglio esce Heroes, il suo tributo a David Bowie, nato da uno spettacolo di due anni fa in cui, in compagnia di colleghi illustri come Petra Magoni, Christian Meyer, Gianluca Petrella e Francesco Diodati, Fresu ricordò il passaggio di un giovanissimo Bowie a una gara canora organizzata dal comune di Monsummano Terme. In Heroes, Fresu e compagni reinterpretano alcuni dei brani più iconici della variegata carriera di Bowie. È prodotto dallo stesso Fresu e pubblicato per la sua etichetta Tac Music in triplo vinile colorato, edizione limitata, numerata a mano e autografata dal grande trombettista sardo. We can be heroes. Tre volumi nel giro di qualche mese, tra art pop, post rock e atmosfere jazzy, Tomorrows dei Son Lux è la medicina giusta per tutti quelli che amano ottimo pop maturo destrutturato. Ah, Beach Boys. Intanto, quando si pronuncia il nome di questa band, bisogna sempre avere a portata di mano il loro capolavoro, sperando che non distorga troppo per via del verde, Pet Sounds, che consiglio veramente di cuore a tutti quelli che non lo conoscono, e ai più curiosi consiglio anche di recuperare questo video in cui faccio un parallelo tra l'ossessione di Brian Wilson nel comporre il disco perfetto, e con Pet Sounds ci è riuscito alla grande, e l'ossessione di Kobe Bryant per quel fantastico sport che è il basket e per il suo idolo Michael Jordan. Un tentativo di unire musica e sport su questo canale che ha interessato pochi, magari
ci riproverò in futuro. Insomma, venendo a noi, il 30 luglio esce in più versioni Phil Flows, ossia la raccolta che comprende i due album The Sunflower e Surf's Up, rispettivamente del 1970 e 71, rimasterizzati con l'aggiunta di inediti, live, demo, promo radiofonici e ciuffo di Brian Wilson dell'epoca. Questo però solo nella versione Super Deluxe. Io mi accontento di quella in doppio vinile nero con i due album rimasterizzati e 8 brani inedite. Le altre versioni le trovate comunque nel mio negozio, il link è qui sotto in descrizione. In attesa del nuovo album previsto per settembre, arrivano le ristampe in vinile di tutta la discografia dei Fast Animal e Slow Kids, tutta tranne il debutto Cavalli. È un'ottima occasione per riascoltarsi alcune perle del gruppo perugino, uno dei più interessanti, secondo me, nell'indie rock italiano contemporaneo. Se il giorno è tenero, la notte mi consuma e sfonda gli argini. Mi ricordo che quando ascoltai The Optimist, perché lo comprai in CD poco dopo l'uscita, ricordo che pensai fosse arrivato l'anello di congiunzione tra Kings of Convenience e The Doves. Poi però li ho persi di vista, il secondo disco non mi diceva molto, insomma li ho abbandonati. Con l'imminente arrivo della ristampa per il ventennale di The Optimist me lo sono riascoltato, quindi è solo per nostalgici? Non esattamente. I pezzi migliori di allora valgono ancora oggi. Se vi piacciono le coordinate che vi ho dato, concedetegli una possibilità, insomma, un ascolto o un riascolto. A panic at the quiet times. Fate leads me to much more. Ringraziandovi se sarete arrivati fino a qui e ringraziandovi anche per il successo che sta riscuotendo questa rubrica, mi prendo un paio di minuti in coda per dirvi qualcosa, quindi non skippate, non abbandonate il video perché sono cose interessanti anche per voi. Voglio ringraziare con particolare affetto chi ha capito la finalità e l'approccio utilizzato per creare questa rubrica, una rubrica che non è assolutamente esaustiva, lo dico sempre e lo ribadisco, questa è una selezione operata da me, quindi basata sui miei gusti e il mio background, cercando comunque di dare spazio anche a quello che non comprerei, ma che a voi, leggendo i vostri commenti, potrebbe interessare, perché li leggo tutti. Non ho purtroppo il tempo di rispondere a tutti, ma raccolgo le vostre impressioni, i vostri gusti, eccetera, e mi baso anche su quelli per portare dei contenuti e segnalare delle uscite. Naturalmente non si può inserire e segnalare tutto, ma questo mi pare ovvio. Le aggiunte e le segnalazioni delle community sono sempre benvenute e lo sono sempre state se operate con lo spirito di condivisione e di ampliamento degli orizzonti musicali della community, di tutta la community, e fortunatamente è quello che accade la stragrande maggioranza delle volte, si parla del 95-98% delle volte, e andiamo avanti così. Se invece vengono fatte con lo spirito della lamentela, della malizia o addirittura offendendomi, non servono a nulla e non serve neanche dagli spazi. Quindi ciao belli. Come dicevo poco fa, la rubrica dei dischi in uscita è seguita da moltissimi, ritenuta fortunatamente utile da molti, però supportata da pochissimi. Ecco perché da settembre ci saranno delle novità per chi vorrà contribuire concretamente a tenere in vita il canale. Anticipo
che tutti i nuovi contenuti saranno come sempre visibili a tutti, però con dei privilegi e dei contenuti esclusivi solo per gli abbonati. Ma ne parlerò in un video dedicato dopo la pausa di agosto, vi darò tutti i dettagli. A presto e nuovi ascolti. Sì, a presto e nuovi ascolti. A presto e nuovi ascolti. Dischi in uscita torna a settembre. A presto e buoni ascolti. Notti magiche. Oggi mi sentivo ben soddisfatto di quello che ho fatto. Poi era un piccolo sketch con Lino Banfi che ci ha mandato un messaggio prima della partita che diceva: chiunque di voi fa gol deve dire porca puttana. Allora l'abbiamo fatto sia io che Insigne.